Benvenuti in cucina per te. Stamattina al supermercato mi sono lasciata tentare da un prodotto in particolare. Indovinate un po' cos'è? Cioccolata, naturalmente. Cioccolata in tazza ciochissima della Perugina. Potevo non comprarla? Ho scelto il gusto fondente perché io in questo caso lo preferisco, ma la Perugina ha prodotto anche la versione classica, come pubblicizzato sulla confezione. Una sola confezione contiene 4 buste di prodotto. Ogni busta è sufficiente per la realizzazione di una tazza di cioccolata. Vi dico già che per quanto riguarda gli ingredienti non c'è nessun ingrediente particolare, soltanto zucchero, cacao magro in polvere, amido di mais, cioccolato, aromi, sale e poi può contenere delle tracce di latte. Per quanto riguarda invece la preparazione è la classica: si scioglie il contenuto di una busta in 125 ml di latte, lo si pone sul fuoco ad addensarsi fino a raggiungere la cremosità che più desideriamo. Ma la cosa simpatica è che questo prodotto può anche essere preparato nel forno a microonde, così veramente sporcherete soltanto la tazza e il cucchiaino. Ma veniamo alle informazioni nutrizionali. Pensate un po', una tazza di cioccolata calda apporta solo 139 calorie. Sì! Può fare! Non vedo l'ora di provarla. Prepariamola subito. Ecco la mia bella tazza di cioccolata calda a gusto fondente ed ecco il cucchiaino che non vede l'ora di tuffarsi. Non so voi, ma a me la cioccolata calda piace densa e cremosa. Proviamo un po' questa. Vi dirò, mi aspettavo qualcosa di più. Passiamo ai pro e contro di questo prodotto. Pro e contro di questo prodotto. Come pro, questa cioccolata è a calorie contenute, pertanto diciamo la mangiamo a cuor leggero. Come contro, non ha una consistenza densa e cremosa come piace a me. Ho provato anche a prolungare i tempi di cottura, ma il risultato non è stata una crema vellutata, bensì una crema dalla consistenza gelatinosa. Inoltre anche il gusto lascia un po' a desiderare. Non mi ha convinto, mi aspettavo qualcosa di più cioccolattoso, di più goloso da questo nome ciochissima. Non ha un gusto di cioccolato fondente intenso. Passiamo ai voti. Per quanto riguarda i tempi di preparazione, 6, perché comunque si prepara con gli stessi tempi di una qualsiasi altra cioccolata in tazza. Per quanto riguarda invece l'aspetto, ripeto, non è una crema densa come piace a me, pertanto il mio voto è 5. Per quanto riguarda il sapore, anche in questo caso il mio voto è 5, perché non mi ha convinto particolarmente. E per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, invece, costa come una cioccolata in tazza normale come le altre, però forse è un po' meno golosa, pertanto anche in questo caso il mio voto è 5. Il mio voto complessivo è 5 più. La cioccolata in tazza ciochissima Perugina non mi ha fatto impazzire. Un saluto e alla prossima video recensione. Ed ecco il cucchiaino che non vede l'ora di tuffarsi. Non vi dirò... No, ho sbagliato. Non vi dirò. Non vi dirò un cavolo di niente.